questo, nuova realtà, si chiama orientamento alla concorrenza. Cosa significa? Che se oggi, fino a ieri, i dentisti erano un numero X e tutti avevano la possibilità di lavorare molto bene, oggi i dentisti sono 3 per X e bisogna dividersi il mercato. E come ce lo si divide il mercato? In questa battaglia chi vince? Chi vince? Vince sicuramente il leader del mercato, quindi quello, colui che è riconosciuto come il numero uno in quella categoria specifica, e vince il meno caro. Vincono solo due, sì, il meno caro. Meno caro intendiamo non quello che ha per forza il prezzo più basso, il meno caro all'interno della fascia di mercato, questa è una sfumatura, della fascia di mercato che può permettersi al consumatore. Faccio un esempio con le macchine. Se io le macchine vanno da 6.000 euro fino a 600.000 euro, sono sempre macchine, sono. Naturalmente, se io ho bisogno di un'utilitaria, la fascia di prezzo va magari da 10.000 euro fino a 20.000 euro. Quindi il meno caro all'interno di quella fascia di mercato in cui il paziente, diciamo, è comodo, vince la battaglia. E questo è, diciamo, un dato di fatto, perché li vedete anche circondati da nuove realtà, come parlavamo prima, conosciute cliniche low cost, che poi low cost non sono. E questo fa riflettere sul fatto che il marketing non è questione di prezzo, ma è questione di percezione, lo vedremo meglio. Per risolvere questo dilemma, questo problema, occorre qualcuno che non faccia soltanto il professionista, ma che si spinga un po' oltre. Si spinga un po' oltre, allargando un po' le vedute, diventando, non dico un vero e proprio imprenditore, perché l'imprenditore fa quello a tempo pieno, però che abbia delle competenze che vadano ad invadere il territorio dell'imprenditore. Chi è l'imprenditore? L'imprenditore è un esperto di marketing che sa leggere un conto economico di bilancio, al di là della professione che svolge. L'imprenditore, o comunque la persona che oggi deve risolvere delle problematiche di mercato all'interno della propria attività, deve dotarsi di due skill, capacità, competenze che oggi diventano importanti. Quindi bisogna avere due competenze, che appunto conoscere leggermente il marketing per capire perlomeno cosa fare, cosa andare a fare, e magari non farlo da sé, quello sarebbe il massimo. Però magari delegare a una società che possa attuare in maniera con cognizione quello che voi avete in mente. Perché la strategia la dovete dettare voi, perlomeno, conoscendo il marketing, e non la di comunicazione, questa è purtroppo una cosa che fa fatica a realizzare, però è così. Una società di comunicazione che spesso sono dei grafici adattati, perché la pubblicità non funziona? La pubblicità non funziona perché tu fai delle cose e le lasci di morte. Non funziona così, vediamo cosa fare. E poi naturalmente capire leggermente i conti. Capire leggermente i conti perché? Perché dobbiamo valutare quanto possiamo investire in pubblicità per acquisire un nuovo paziente. Perché se io so già che un paziente medio nella sua vita mi vale, dico una stupidaggine, 20.000 euro, io so che acquisendo un paziente potenzialmente acquisisco 20.000 euro. Quindi faccio dei conti affinché io possa stabilire già quanto posso spendere per acquisire un paziente. Si capisce? Si chiama lifetime value. Conoscendo il valore del mio paziente, quanto mi spende effettivamente nel suo arco di vita da cliente, io posso dedurre attraverso tutta una serie di conti, di spese e tutto il resto, quanto posso investire io per acquisirlo. Quindi questo è una derivazione del concetto che i clienti si comprano, che è un altro concetto difficile da mandare giù.
i clienti si comprano. E come si comprano? Si comprano naturalmente col marketing. Spendendo, investendo, per questo bisogna avere delle minime, diciamo, competenze da imprenditore, perché devo capire quanto vale veramente un mio cliente e quanto sono disposto io, o voglio io, investire per acquisirlo. Perché se il mio cliente costa X e io per acquisirlo spendo un ventesimo di X, forse la mia, il mio budget pubblicitario può anche raddoppiare e ci guadagno